non sai fare di meglio? Non è ancora finita! Vuoi proprio darti delle arie? Devo rallentare? Sei veloce! Anche con tutta quell'attrezzatura! È facile dimenticare quanto sia bello qui. Quando ti alleni così duramente, vuoi dire? Sto cercando di riportare equilibrio nella mia vita e nel mondo greco. Voglio chiudere con il passato. Ma prima devo occuparmi delle persone che mi ostacolano. E credo che vincere la battaglia delle 100 mani mi sarà utile. Cosa te lo fa pensare? Chiamalo intuito. Di solito vengo qui per ricordarmi di vivere l'attimo. Immagino che questo possa funzionare. Se raccontassi a Barnaba che nel tuo orecchio vive un mostro marino, ci crederebbe. Sembra proprio un credulone. A dire il vero, è una delle persone più genuine che abbia mai incontrato. Quella è l'isola di Milo, dove molti guerrieri vanno a morire. Alla battaglia potremmo scontrarci, e solo uno di noi due sopravvivrà. Credevo che fossi qui per vivere l'attimo. E che cosa ne pensi di questo? Dico che dovrebbe durare più di un attimo. Devi proprio indossare così tanti vestiti. Lo richiede il mio lavoro, suppongo. Immagino che sia un addio, almeno fino alla battaglia. Non rendiamo le cose più difficili. Non posso fare a meno di pensare che non dobbiamo batterci per forza. Potresti sottrarti alla battaglia come potrei fare io, ma non lo farai. Hai ragione. Addio, Rossane.